io parlo italiano molto bene, ma non è vero questo. Sono molti anni che non vivo, sono nato in Italia, ma ho lasciato l'Italia quando avevo 3 anni. E ho vissuto prima in Canada e poi sono venuto in Inghilterra nel 71 per fare dei studi di Masters e sono rimasto là. E quindi la mia prima lingua adesso è inglese. Ma proverò a vedere se posso dire qualche cosa che fa senso. Se ci sono delle parole che non mi vengono, ci avrò aiuto. E se dico qualche cosa proprio cretina, potete ridere, non mi fa nessun insulto. Io sono un rappresentante della scuola esistenziale inglese basata a Londra. Sorry, professor. E la scuola è stata fondata nel 1988 da un gruppo di psicologi più che altro che erano interessati a vedere che cosa si poteva fare per ricreare un modo, un'attitudine verso la terapia che era basata su idee esistenziali fenomenologiche. Come tante cose esistenziali, siamo presi da domande più che risposte. E quindi abbiamo molte domande che ci vengono, problemi che qualcuno ha. Tentativo di stare vicino a un altro. Che valore può avere questo tentativo? Che cosa ci dà? Questa è la domanda che ci facciamo alla British School. È una domanda che riverbera tra tutto quello che proviamo a capire di quello che potrebbe essere terapia esistenziale. Se proviamo a rimettere l'idea di terapia alle sue origini, che cosa viene fuori? Che cosa possiamo fare che ha un certo valore o che la gente richiede? Quindi questo è quello che proverò a fare un piccolo discorso, parlare con voi con queste idee, per queste idee. E vorrei incominciare con un challenge, una sfida che ha fatto un fenomenologo che si chiamava George Gadamer. E Gadamer a un certo punto ha detto: pensiamo un po' alla domanda del dialogo. Come possiamo capire il dialogo? E per lui viene fuori un'idea che dice: guarda, ci sono, credo, 2 tipi di dialogo che possiamo fare. Il primo tipo è questo. Noi stiamo insieme
e o tutti quanti insieme, oppure una persona, o forse un gruppo di persone, decide: questo sarà il soggetto del nostro dialogo. Qualsiasi soggetto è. Forse lo decido io e voi accettate.